riflettiamo oggi sulla correlazione che c'è tra la trasformazione digitale da un lato e la sostenibilità dall'altro. Gli esperti la chiamano transizione multidimensionale, proprio perché sono numerose le grandezze coinvolte. Dal nostro punto di vista sono due lati della stessa medaglia. In particolare la tecnologia oggi è decisamente più sostenibile, soprattutto se pensiamo al lato green di questo ragionamento, di quanto non fosse in passato. Quindi dispositivi realizzati con materiali riciclati e una grande attenzione al consumo dell'energia. Dall'altro lato però, dal nostro punto di vista sempre, il concetto di sostenibilità è più ampio, quindi non è solo la dimensione green, ma è anche per esempio il fatto di far ricadere verso la collettività il valore che la tecnologia produce, è per esempio il fatto di stare attenti a non lasciare indietro nessuno, quindi a fare in modo che i dispositivi digitali possano essere utilizzati da tutti, anche rispetto a chi oggi ha una minore familiarità con questi temi, quindi il ruolo formativo, educativo che le grandi aziende hanno sulle loro spalle. E dall'altro lato c'è il tema della sostenibilità economica. Oggi la tecnologia, per una serie di motivi, è decisamente più interessante rispetto al passato, anche da un punto di vista economico, soprattutto rispetto alla proposizione verso le aziende. Riusciamo ad aiutarle a costruire dei modelli di business e quindi una valutazione del ritorno sull'investimento decisamente più favorevole rispetto al passato. Non dimentichiamo inoltre che le persone sono l'elemento centrale di questo ragionamento. L'essere umano è colui che utilizza la tecnologia, ma dall'altro lato è anche colui che nei progetti di trasformazione digitale ci può indicare quali sono i bisogni e quali sono le esigenze che questa tecnologia andrà ad indirizzare. E ultimo, la sicurezza. Sicurezza che da un lato è la sicurezza cibernetica, perché stiamo parlando di dispositivi connessi e digitali, ma dall'altro lato è anche il fatto che la tecnologia può migliorare l'ambiente di lavoro, renderlo più sicuro. Se pensiamo al fatto che uno smartphone che è in tasca oppure uno smartwatch che è al polso può per esempio rilevare la caduta di una persona, riusciamo a capire quanto, se questa caduta viene rilevata, si possono facilmente propagare delle richieste di aiuto e notifiche a coloro che sono coinvolti nell'organizzazione. Grazie mille.